Un cordiale saluto a chi ci ascolta sul nostro canale. Oggi ci troviamo dinanzi alla Chiesa di Gesù e Maria in Foggia per partecipare alla solenne processione dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, titolari della parrocchia. Ieri 24 giugno, solennità del Sacro Cuore di Gesù, qualcuno potrebbe dirmi: ma non è la solennità di Giovanni Battista? Sì, di solito noi festeggiamo il 24 giugno San Giovanni Battista, ma ieri, essendo la solennità del Sacro Cuore di Gesù, nelle comunità dove non era patrono San Giovanni Battista si è celebrato il Cuore di Gesù e San Giovanni Battista il 23. E niente, adesso parteciperemo alla processione solenne del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore di Maria. Buona serata a tutti e buon ascolto e buona preghiera. Fratelli, il Signore Gesù ha il compito e ha compiuto la volontà del Padre, divenendo membro di una famiglia umana. Egli ha conosciuto le gioie, le ansie e i travagli di ogni famiglia. Certi della sua presenza tra noi, preghiamo per le famiglie della nostra parrocchia. Pensiamo a tutte le nostre famiglie, a coloro che in questo momento hanno particolarmente bisogno delle nostre preghiere, della grazia di Dio. Diciamo insieme: Signore, proteggi le nostre famiglie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua infinita misericordia. Maria, Regina della Pace. Dal Vangelo secondo Giovanni. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Da quel momento tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù durante la sua vita terrena sempre ha manifestato compassione per la sofferenza umana, guarendo ogni genere di malattia. Confidando nella potenza del suo spirito vivificante, preghiamo per gli ammalati della nostra comunità parrocchiale. Diciamo insieme: ascolta, Signore, la nostra preghiera. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché gli ammalati scoprano nella fede il valore salvifico della loro sofferenza. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché il Signore allontani dai nostri fratelli infermi ogni tentazione di sfiducia, di scoraggiamento e di disperazione. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per le famiglie che ospitano un ammalato, perché scenda su di esse la benedizione di Dio. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché nella nostra comunità cresca l'amore e l'attenzione per le persone inferme e anziane. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Padre immensamente buono, che nel tuo Figlio Gesù ti sei fatto vicino ad ogni uomo, volgi il tuo sguardo misericordioso sui nostri fratelli ammalati, guarisci le loro infermità, dona ad essi la consolazione e la pace, per Cristo nostro Signore. Nella parola di Dio c'era questa frase: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, noi abbiamo creduto e conosciuto. Bene, sia questa la nostra professione di fede. Noi abbiamo creduto, crediamo e conosciamo l'amore di Dio per la nostra vita, per la nostra storia. E quindi facciamo anche noi questa professione. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. I vostri cuori ci accoglieranno sempre e in ogni momento. E allora ci affidiamo con tutto il cuore ai cuori di Gesù e Maria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Thank you.
me, sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra. Non potrò vacillare. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ed ora, in questo momento, faremo la preghiera di consegna delle chiavi della nostra Chiesa, del nostro convento, della nostra casa di accoglienza, ai patroni di questa Chiesa, ai patroni di ciascuno di voi, fedeli di Gesù e Maria. In queste chiavi ci sono le nostre chiavi, le vogliamo consegnare ai cuori di Gesù e Maria perché possano proteggerci e difenderci da ogni pericolo. Ora, a nome di ciascuno di voi faremo questa preghiera e poi consegneremo le chiavi ai cuori di Gesù. Sacri cuori di Gesù e Maria, nostri protettori, umilmente invochiamo il vostro aiuto e la vostra protezione. Vi preghiamo, venite in nostro soccorso e liberateci dai pericoli che attanagliano la nostra esistenza. Aiutateci in questo momento di difficoltà e preoccupazione. Vogliate e vegliate su di noi in questo momento di incertezza, paura e fragilità umana. Liberateci dalla presunzione e dall'orgoglio e dall'arroganza e dalla superbia. Sacri cuori di Gesù e Maria, nostri protettori, restate accanto a ciascuno di noi, ai malati, alle famiglie, ai volontari, ai collaboratori e a tutti i fedeli che necessitano del tuo amore e del tuo sostegno, ai bambini, agli anziani e a tutte le persone più fragili, affinché possano superare tutto con l'aiuto nostro e vostro. Sacri cuori di Gesù e Maria, nostri protettori, a voi affidiamo le chiavi della nostra Chiesa e della nostra casa di accoglienza. Per i senza tetto, proteggeteci e liberateci da ogni pericolo e discordia. Noi confidiamo in voi, proteggeteci e difendeteci per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
a voi e insieme ai Sacri Cuori voglio consegnare la benedizione con tutto il cuore alla vostra vita, alle vostre storie, al vostro futuro, perché lo sguardo di Gesù e Maria possa sempre continuare a guardare la vostra storia e la vostra vita, e voi possiate sentire sempre su di voi lo sguardo paterno e materno di Gesù e Maria, che vi amano e vi guardano e vi proteggono e non vi abbandoneranno mai, neanche di fronte alle situazioni peggiori di questo mondo. Saranno sempre al vostro fianco a tendervi le mani, ad avere le braccia aperte per donarvi a ciascuno il loro abbraccio e il loro paterno e materno aiuto. Buon cammino, auguri, buona festa, e viva Gesù e Maria, e viva Gesù e Maria, e viva! Il Signore sia con voi. E per intercessione dei Sacri Cuori, Gesù e Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benedetti dal Signore, andate in pace. Amen.